grazie per la partecipazione a questo dibattito, confronto a pochi giorni dal referendum confermativo della Costituzione, indetto per il 4 dicembre, che ha alimentato un dibattito effettivamente molto vivo, molto caldo, molto sentito all'interno della cittadinanza, ma non solo, un po' in tutta Italia. Siamo di fronte a una scelta, anche se vogliamo da un certo punto di vista epocale, a 70 anni esatti dal referendum che il 2 giugno del 1946 definì la Repubblica Italiana e l'avvio del percorso della Repubblica Italiana che tutti questi anni, in questi decenni, ha permesso una grande crescita, un grande sviluppo del nostro paese. E quindi da questo punto di vista, proprio per spiegare queste ragioni del sì rispetto al tema referendario, rispetto al quesito referendario, darei subito la parola all'avvocato Michele Spagnuolo per argomentare e ovviamente sostenere quelle che sono le ragioni del sì. Io sostengo le ragioni del sì, convintamente, nel senso che ogni volta che mi ritrovo a discutere questi aspetti, di volta in volta si approfondisce sempre meglio, anche grazie alla partecipazione del pubblico che con interventi, devo dire, spesso qualificati, ha sollecitato anche l'approfondimento e le risposte. Si arriva a un referendum, non è il primo, questo è sostanzialmente in termini di referendum su modifiche costituzionali il terzo, perché noi abbiamo avuto un momento importante con la riforma a cui faceva riferimento il sindaco prima del 2001, quella del centro-sinistra che aveva modificato il titolo quinto della Costituzione, che si va a modificare anche adesso. Poi c'era stato, dopo il 2005, la devolution presentata nel 2006 con il referendum che ha bocciato per la riforma, e adesso si ritorna ad affrontare in modo più ampio, più vasto, bisogna dire che questo passaggio tocca molti articoli, però tocca una parte della Costituzione. Tocca la seconda parte, quella che va dall'articolo 55 in avanti, quella che riguarda l'organizzazione della Repubblica, l'organizzazione dello Stato, e quindi quegli organi che da 40 anni si dice in Italia vanno cambiati. Tanti ci hanno provato, adesso si è arrivato al momento in cui, secondo me, si può dare un segnale forte, si può dare il segnale davvero di un cambiamento voluto, cercato da molti nel corso della storia della Repubblica. Ci ha provato la devolution prima, quindi il centro-destra con Berlusconi e la Lega, il governo Amato che è subentrato da D'Alema e a Prodi in quel periodo con una riforma solo del titolo quinto, ma prima ancora tanti hanno provato la riforma Bozzi, la riforma Iotti, De Mita, sono stati tanti. L'esigenza quindi di cambiare è stata avvertita più volte nel nostro paese. La conclusione, cioè il cambiamento, è stato rigettato, rifiutato, non condiviso e alla fine non si è arrivato a nulla. Ecco perché in quel momento, diceva il sindaco, è epocale, lo è per il fatto che si può davvero arrivare ad un passaggio importante, cioè la Costituzione si può modificare nelle parti in cui va modificata, senza che questo costituisca un dramma per la collettività, perché secondo me quelle derive che cui si parla autoritario altro sicuramente non ci saranno e le modifiche sono assolutamente necessarie. Poi si può dire la modifica non è la migliore del mondo, si poteva far meglio, possiamo anche essere d'accordo, ma si potrà fare meglio anche in futuro, ma di certo se non si fa nulla è ancora peggio, quindi tanto per questa sorta di premessa. Cosa si cambia e in che termini? E quali sono le considerazioni che un rappresentante, sostenitore del sì vuole fare? Allora, il tema più rilevante, più sentito, più discusso è la modifica, il superamento, anche se ho detto in altre occasioni, il superamento del bicameralismo detto paritario, non è chiaro al professor Albertoni in termini di espressione, ma in ogni caso siamo di fronte al cambiamento, il bicameralismo paritario non sarà più. Quindi cosa accade? La Camera resta quella che è, 630 deputati, però diventa titolare esclusiva, in questo caso esclusiva in modo assoluto, del potere
di concedere la fiducia al governo. Qui non c'è discussione in merito, nel senso che il Senato non potrà più intervenire sul voto di fiducia al governo. È importante, per me moltissimo, perché avere due camere che dovevano votare, concedere, votare il voto, dare la fiducia al governo, beh, significava sostanzialmente, soprattutto in tempi come le ultime legislature, avere una Camera con una maggioranza netta, che è la Camera dei Deputati, dove chi ha governato negli ultimi 11 anni circa ha avuto sempre una maggioranza netta, sia al centro-destra che al centro-sinistra. Col Porcellum il premio di maggioranza di 340 deputati c'era già, quindi alla Camera, al Senato non è così, non è stato così. Perché il Porcellum prevedeva una elezione del Senato su base regionale, della nostra Costituzione già ovviamente, e quindi andando a votare su base regionale consideravano delle maggioranze differenziate, un pareggio oppure una maggioranza di uno schieramento al Senato, una maggioranza di un altro alla Camera, di fatto l'ingovernabilità, oppure arrivare a governi un po' strani, o governi tecnici o politici che fallivano per presto, oppure anche l'attuale governo, no? Che io ovviamente sostengo in quanto esponente anche di questa parte politica, ebbene l'attuale governo ha una maggioranza nettissima alla Camera del PD, ha una maggioranza invece con forze che col centro-sinistra effettivamente non hanno avuto sempre molto da spartire, parliamo di Alfano per esempio, e di quello che è il suo gruppo politico che mantiene in vita il governo, per cui si arriva a delle condivisioni che sono condivisioni forzate. Sono condivisioni, se vogliamo, dettate da mantenere un equilibrio che non è però la condivisione del programma, non è la condivisione di scelte comuni, ma sono visioni assolutamente diverse che poi ricadono sulla produzione normativa, perché le leggi che vengono fuori da forze contrastanti sono leggi che sono oggetto di compromesso, a volte di qualità, a volte no. Ecco perché dico che col voto di fiducia che viene lasciato solo alla Camera avremo una condizione di governabilità stabile che ci avvicina alle moderne democrazie occidentali. Cito semplicemente, sono sistemi diversi dal nostro, ma la governabilità e la stabilità americana e quella inglese sono dovute anche a un sistema elettorale, a un sistema anche che comunque garantisce quei 4-5 anni di governo che in Italia effettivamente, se andiamo a vedere la storia della Repubblica, da sempre abbiamo avuto quasi mai, se non mai, un governo di legislatura, cioè lo stesso governo per 5 anni. Anche Berlusconi, che ha governato per 5 anni, nello stesso periodo però è stato incaricato 2 volte, quindi anche in quel caso non abbiamo avuto un governo di legislatura. E allora il bisogno c'era, per cui questo passaggio è importante. L'altro aspetto rilevante, ebbene, è la funzione legislativa. La funzione legislativa oggi, che appartiene a due camere, l'articolo 70 in vigore, quello attuale, dice la funzione legislativa è esercitata congiuntamente da due camere, per cui oggi con quel sistema abbiamo Camera e Senato che decidono allo stesso modo, nello stesso modo identico, come approvare una legge. È un sistema assolutamente, come dire, di garanzia, se vogliamo. Nasce alla Costituente con questa logica, il compromesso dell'Assemblea Costituente ha portato le due camere dove una doveva essere un po' da raffreddamento rispetto all'altra e comunque garantire quell'equilibrio che in quel momento storico era assolutamente necessario. Dopo il fascismo rischi non voleva correre nessuno, la vera ragione per cui si è arrivata al bicameralismo paritario era la condivisione di un compromesso tra Togliatti e De Gasperi e gli altri su questa idea, ma non era questa la ragione iniziale o il progetto iniziale della Costituente, perché già nel progetto iniziale che era stato presentato, nel testo iniziale redatto dai padri costituenti della Commissione 75, era presente un bicameralismo differenziale. C'era il Senato come Camera delle Regioni con 6 anni di legislatura e la Camera dei Deputati come Camera politica legislativa con 5 anni di legislatura, quindi non è una novità. Oggi andiamo a riprendere un concetto che è stato assolutamente, come dire, punto di partenza anche dell'Assemblea Costituente. E allora, quando si dice che effettivamente il bicameralismo era qualcosa da mantenere,
Poi si va a vedere in effetti che nel corso della storia non solo non è nata così, ma nel corso del tempo un po' tutte le forze politiche hanno elencato i difetti, se vogliamo, del bicameralismo, soprattutto, dicevo prima, l'ingovernabilità, ma soprattutto, io non dico la lentezza, perché la lentezza della funzione normativa non è la cosa, secondo me, più importante. A detta di tutti, l'Italia ha tante norme, non ne ha pochissime, il paese forse con più leggi in assoluto, ma è più che altro la qualità della norma, ma anche le risposte. Le due camere, se devono passare una legge da una all'altra, considerando veramente con i tempi, con le maggioranze diverse che hanno, sono soggette a delle forme di ricatto e compromessi incrociati che non solo rallentano il percorso, ma la norma che nasce è diversa o peggiore rispetto a quella che era stata introdotta all'inizio. Ecco perché dico sostanzialmente che il bicameralismo oggi è superato, perché è superato dai tempi. È superato dalla necessità di guardare avanti in un modo diverso, al punto che si dice che il Senato oggi deve rappresentare quelli che sono i territori di provenienza dei senatori, per cui il Senato, che si continua a chiamare Senato della Repubblica, va a rappresentare con i propri componenti, avremo 100 senatori, questi 100 rappresenteranno il territorio, le regioni, i comuni di provenienza, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 senatori per 7 anni, non più i senatori a vita, non ci saranno più. Grazie, grazie. Sì, sì, mi richiami abbondantemente, se si può. Diciamo, faccio un recupero di quei due minuti e mezzo che era di quello usufruito anche il collega Fagnolo. Grazie signor Sindaco per questa opportunità, grazie per questa opportunità di praticamente concludere la campagna referendaria a pochi giorni dal voto. E io condivido quanto ha detto già l'avvocato Spagnolo, perché dai nostri incontri diversi, infatti poi non soltanto a Como ma anche in altre province, anch'io per l'età di 80 anni ho appreso molte cose dal pubblico che avevo di fronte. Soprattutto a me è interessato molto capire il clima nel quale avvenne questo referendum confirmatorio. Quindi io desidererei alla fine di questa campagna referendaria sintetizzare brevemente le ragioni del mio no alla riforma della Costituzione della Repubblica Italiana proposta dal governo presieduto da Matteo Renzi. Per brevità di esposizione e dopo aver sentito le motivazioni di chi sostiene il sì, sarò piuttosto schematico, vi prego di perdonarmi per questo, ma il tempo è tiranno e mi riservo poi anch'io di dare chiarimenti ai quesiti che verranno posti dalla SA. Il primo motivo di dissenso e che motiva il mio no riguarda il metodo e l'approccio complessivi impiegati dal governo, cui non compete in nessun modo ricorrere all'articolo 138 della Costituzione vigente in ordine a qualsiasi legge di revisione della Carta fondamentale che regge la Repubblica e i suoi cittadini, cioè tutti noi. Mi ha già accennato il dottor Grassi e il sindaco, ma io lo voglio ribadire perché queste non sono eccezioni da giuristi o da perdigiorno, queste sono questioni formali, procedurali e di sostanza. Solo il Parlamento, formato da Senato e Camera dei Deputati nell'attuale ordinamento, è legittimamente costituzionalmente autorizzato a decidere nel merito di qualsiasi riforma costituzionale. Sul piano formale occorre perciò contestare anzitutto i sostenitori del sì, che ripetono sino alla paranoia che il disegno di legge costituzionale 12 aprile 2016 è stato approvato dalla Camera e dal Senato a maggioranza dei votanti. Bene, ne prendiamo atto, ma questo voto non va affatto per modificare la Costituzione, perché né al Senato né alla Camera dei Deputati
il disegno di legge in questione ha riportato come prescritto la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti delle due Camere. Perché una riforma esiste, non basta approvare un disegno di legge con la maggioranza delle due Camere, ma bisogna realizzare un consenso pari ai 2/3 delle due Assemblee. Questo spiega anche perché forti dubbi vanno avanzati nei confronti della presunta e non invece realizzata abolizione del Senato. Ma lo vedremo andando avanti. A me interessa fissare questo concetto perché qui dobbiamo capire bene che quando si sbaglia, e gli sbagli ce ne sono tanti in questa riforma, poi ci arriva a pagare il conto alla Corte Costituzionale anzitutto e le altre magistrature a cui a dire. Su questo vorrei ricordare che questo aureo libretto di Giuseppe Dossetti si parlavo, questa conferenza risale al 94, si parlava di necessità di spiegare alla gente la differenza che ci può essere tra un vero referendum e un plebiscito. Leggo qualche riga per capire di che cosa stiamo parlando. Il referendum implica, nel quadro di una vera democrazia, che sia sottoposto al popolo un quesito specifico, semplice, omogeneo, unitario, proposto alla scelta dell'elettore che deve esprimersi coerentemente con un globale sì oppure con un no. Il referendum, questo mi sta molto a cuore, perde la sua vera natura quando non sia più referendum a prerogativa, ma prerogativo come sono stati sino ad ora i referendum sottoposti al nostro popolo, ma siano referendum confermativi di proposte organiche o di pacchetti di proposte, come saranno di certo i nuovi referendum. E devo dire che Giuseppe Dossetti è un nome troppo noto per io lo spieghi, ma fu costituente, vice segretario dell'DC, fu l'uomo che venne corretto da Togliatti quando avrebbe voluto scrivere l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una repubblica di lavoratori. Uscì la formula di compromesso, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Quindi un personaggio che poi abbandonò la politica e visse in religione per il resto dei suoi anni, però non perse mai il senso e il gusto della politica intesa come politica alta, come riflessione e anche come moralità civile. E il quesito quindi non può essere più specifico, non può più essere specifico, semplice, unitario ed omogeneo come ha sempre richiesto la Costituzione. Cioè, quando si presentano i pacchetti bisogna stare molto attenti perché il risultato può essere negativo. In tal caso l'elettore non è più orientato a pronunciarsi nel merito delle proposte fatte, ma si orienta inevitabilmente sul quesito implicito di fiducia o sfiducia sul governo o al regime proponente. E in questo modo che il referendum oltrepassa i limiti di una vera democrazia diretta e tende a trasformarsi in una forma plebiscitaria che è la tomba della vera democrazia. Questo è il senso che un uomo di grande fede, di grande intelligenza, di grande impegno morale così giudicava quella che sarebbe stata la deriva che sarebbe arrivata attraverso i pacchetti. Io sono recentemente, ho vissuto un'esperienza diretta al Consiglio Superiore della Magistratura dove predominante nelle nomine dei magistrati alle sedi apicali passano per pacchetto e ha voglia un democratico come me reagire, contestare, non partecipare alle votazioni. Questo è il regolamento accettato da tutti, non da sottoscritto. 35 nomine fatte insieme. Le correnti della magistratura, che sono vere e proprie correnti di pensiero politico, si mettono d'accordo.
si mettono d'accordo su tutti i nomi e spartiscono. Questo è, non è democrazia, è tomba della democrazia. Lo diceva bene il Dossetti quasi 20 anni fa, più di 20 anni fa. Attenzione quindi, quello che io vi sto dicendo non è qualche cosa di superfluo o di dottorale, è semplicemente il rispetto delle regole che o ci sono o non ci sono. E questa deriva plebiscitaria la stiamo vedendo in questa consultazione proprio per i motivi accennati dal nostro presidente sindaco Grassi. Vado avanti. Ho detto che questo voto non basta. Per cui il ricorso da parte dei sostenitori del sì è necessitato. È necessitato perché l'articolo 138, secondo comma della Costituzione, è conseguente con questo. Se non ci sono stati 2/3 in Parlamento, come non ci sono stati nel 2001, dove la riforma proposta dal governo Amato passò per il voto di 4 deputati, come non c'è stato, neppure anche se con una più larga maggioranza parlamentare, nelle proposte della riforma della riforma costituzionale della devoluzione del 2005.